Ecco un vostro coetaneo che abbiamo incontrato lungo una via di campagna. Costituisce un esempio da seguire. Da quanto tempo vai a scuola da solo? Sono un mese che vado solo a scuola. Prima avevo un pochetto di paura, adesso non ne ho più. La mamma mi ha detto tutto quello che devo fare. Dalla casa mia alla scuola devo fare 500 metri. Mi viene accompagnare solo quando devo fare l'antipolio, la terza, la seconda, la prima, per il certificato. Allora mi ha detto tutto quello che devo fare. La mamma ti avrà fatto delle raccomandazioni. Cosa ti ha detto? Che devo stare ai bordi della strada, che devo andare a sinistra per guardare le macchine di fronte, per guardare le macchine che stanno di fronte. Dove si trova esattamente la tua scuola? La scuola è dall'altra parte della strada. In questo punto io non posso attraversare perché c'è la curva, allora attraverso più avanti perché non ci sono curve. Ecco, qui posso attraversare perché la strada è dritta. Guarda prima a sinistra e dopo a destra. Poi, se non ci sono macchine, attraverso con calma. Il nostro amico merita un bravo di cuore per la sua prudenza e per il buon senso che dimostra. Vediamo ora insieme come si comporta un secondo ragazzo impegnato ad attraversare una strada cittadina. Ehi ragazzo? Dove vai? Dall'altra parte. Che cosa vai a fare? Devo andare in cartoleria. Sai come si attraversa la strada? Sì. E come si attraversa? Quando c'è scritto avanti sul cartellone si può attraversare. Oppure? Oppure quando c'è verde nel semaforo. Bravissimo. Allora adesso per esempio puoi passare? Sì. Passa allora. Ecco, vieni. Vedi che cosa devi fare? Devo stare pure attento alle macchine che vengono dall'altra parte. Ecco, vedi. Quindi allora passa, ma sta attento alle macchine che passano da questa parte. Ciao. Sì, ciao. Anche se il semaforo ti dà via libera, devi sempre accertarti che non vi siano macchine che svoltino da altre strade su quella che stai attraversando. Una simpatica compagna di giochi è per molti di voi la bicicletta. Prima di avventurarvi sulle strade, accertatevi, amici, che essa sia in perfetto ordine, come prescrive il codice. Dai freni al fanale anteriore, ai catari frangenti sui pedali, al catarifrangente rosso e al fanalino posti sul parafango posteriore. Ecco un esempio da non imitare. Sono delle inutili bravate che possono procurare grave danno non solo al ciclista, ma a quanti transitano lungo la strada. I tre ragazzi che vedete ci mostreranno ora il modo più corretto di comportarsi. Se siete in gruppo, non occupate gran parte della carreggiata, pedalando l'uno a fianco dell'altro, ma disponetevi l'uno dietro l'altro, ossia in fila indiana. Sorpassando una macchina, una moto, eccetera, alzate il braccio all'altezza della spalla per segnalare in tempo a chi vi segue il vostro senso di marcia. Dovendo girare, portatevi al centro della carreggiata, rispettate i diritti di precedenza e poi passate con il braccio alzato. Questo che vedete è un divieto di svolta a destra. Vale per voi, per gli automobilisti, i motociclisti, gli scooteristi e così via. Seguite l'esempio dei nostri amici che lo rispettano, evitando di svoltare a destra.
Questo è un divieto di transito. I tre ragazzi, scorto il cartello e nell'impossibilità di proseguire, segnalano con il braccio alzato la loro intenzione di fermarsi. Poi tornano indietro. Allo stop, soprattutto allo stop, state attenti. Si incrocia una strada di traffico e bisogna dare la precedenza. Ricordate, allo stop è sempre necessario fermarsi. In ogni caso, rispettate sempre tutte le indicazioni che vi sono date dagli appositi cartelli e dalla segnaletica orizzontale, ovvero dai vari segnali dipinti sull'asfalto. La strada è di tutti. Usarla con prudenza, con buon senso, con il rispetto delle norme, significa salvaguardare la propria e l'altrui incolumità.